ragazzi, benvenuti in un nuovo video su Genshin Impact. Oggi uno showcase molto particolare, il secondo della serie insieme a quello di Sacrose che trovate sul canale. E già vi anticipo che ce ne saranno tantissimi altri. Prossimo è Keia, comunque. Ne approfitto quindi per ricordarvi di seguirmi su Instagram per conoscere degli spoiler di live, gli aggiornamenti, collaborazioni e tanto tanto altro. E se siete in cerca di una community italiana sempre aggiornata e con cui farmare, joinate il mio Discord, trovate tutto in descrizione. Oggi vi parlerò di Lisa, uno dei miei 4 stelle preferiti di Genshin, non solo come concept, ma anche come lore e soprattutto il combat, che trovo davvero divertente. Voglio precisare che questo video è stato registrato senza utilizzare nessun tipo di cibo, i buff sono dati esclusivamente dall'utilizzo del team, che vi andrò a spiegare nel dettaglio a breve, e soprattutto senza il buff alle reazioni elementali, che come abbiamo letto in live nelle note degli sviluppatori, arriverà molto presto. Innanzitutto vi presento la mia Lisa. Al momento Lisa ha 18k di HP, 1592 di attacco, 678 di difesa, Elemental Mastery 178. Andando a vedere nei dettagli vediamo quasi 48% di crit rate, 169,7% di crit damage, 111 di energy recharge e scorrendo in basso troviamo il bonus electro damage pari a 61,6%. Non mi preoccupo più di tanto al momento per il crit rate perché Lisa equipaggia un Solar Pearl che scala appunto su questo valore ed è ancora a livello 70. Ho scelto quest'arma principalmente perché mi piace molto il suo bonus, aspettando comunque un Lost Prayer o comunque qualsiasi altra arma 5 stelle che possa andare bene su di lei. Infatti, dopo un hit degli attacchi normali, Lisa riceve un bonus del 20% sull'Elemental Skill e Burst per 6 secondi. Allo stesso tempo, dopo l'hit dell'Elemental Skill o Burst, gli attacchi normali ricevono un bonus damage del 20% per 6 secondi. Passando agli artefatti, ho scelto di darle 4 pezzi Thundering Fury per approfittare del 15% di bonus elementale e soprattutto per i bonus sulle reazioni elementali. Il fiore monta 19% di crit damage, 3% di crit rate, attacco flat, attacco percentuale pari a 12,2. La piuma è veramente bellissima con 32,6 di crit damage, un po' di energy recharge, difesa 7,3, attacco percentuale 5,8. Per quanto riguarda la clessidra, abbiamo la main stats in attacco, crit rate 10,5%, HP flat percentuale e un attacco flat. Electro damage bonus per la coppa, che fortunatamente è un pezzo Fury, crit damage 5,4, attacco 9,3 e insomma poteva uscire un po' meglio. E infine l'elmo con crit damage 62,2%, difesa flat, un po' di crit rate, elemental mastery e un po' di energy recharge. Sono riuscita ad ottenere al momento 4 costellazioni. Nello shop, in questo momento, è presente la copia di Lisa, che non ho ancora preso, quindi a breve sbloccherò la quinta costellazione che mi permetterà di portare sul talento. Un consiglio che vi do se decidete di livellare questo personaggio, aspettate la seconda costellazione, che vi darà il 25% in più di difesa e aumenterà la resistenza all'interruzione degli attacchi, il che è molto comodo per completare il suo attacco caricato con l'elemental skill. Le altre costellazioni vi daranno la possibilità di sì fare più danno, ma soprattutto velocizzare gli attacchi di Lisa. Infatti la sesta costellazione vi metterà i 3 debuff dell'elemental skill tutti in un unico momento. I talenti al momento sono 8 per Yato Attack, 10 per l'elemental skill, 11 per la sua burst. Lisa ha una corona sulla sua elemental skill che alla terza stack di debuff le dà un bonus damage pari a 877%. Con la quinta copia della sua costellazione sarò finalmente in grado di portare avanti questo talento e avere dei moltiplicatori sempre più alti. E chissà come si comporterà con il buff alle reazioni elettro. Per quanto riguarda la burst non ha ancora una corona, non credo di dargliela perché l'unica corona che voglio dare a Lisa è proprio sull'elemental skill, intanto vi mostro comunque tutte le percentuali per ora dei talenti. A questo punto direi di vederla in diverse occasioni, iniziando dal Crio Regisvine. E intanto vi parlo del team in questione.
Principalmente questo team dà un boost all'attacco grazie alla risonanza Piro pari al 25%. Uso innanzitutto lo scudo di Shiyan per proteggere Lisa, che essendo un mago ha la caratteristica di cadere subito come una pera cotta, ma con uno scudo e la capacità di schivare a dovere, i maghi fanno egregiamente il loro lavoro. Attenzione proprio alle schivate, perché la stamina vi serve come il pane. Quindi, scudo di Shiyan, burst di Bennett per il buff, switch veloce su Barbara giusto per farle fare presenza e switch su Lisa. È importante per me far entrare un secondo in campo Barbara, perché equipaggia un libro a 3 stelle chiamato Thrilling, che dà un bonus particolare. Switchando personaggio dà un bonus del 48% in attacco al personaggio switchato per 10 secondi. Specifico 48% perché è raggappato 5 volte. Dopodiché procedo con i 3 debuff e il caricato con la skill finale. Più facile a farsi che a dirsi. Vi lascio quindi ai best moments di Lisa e dei suoi crit. Ci vediamo dopo. Questo showcase è tutto, spero che la mia Lisa vi piaccia, ci saranno sicuramente showcase aggiornamenti, ho già pronto quello di Sacrose, perché quello che c'è sul canale è bello, ma adesso è ancora più rotta. Ce ne saranno quindi di altri personaggi che in questi mesi di gioco ho deciso di livellare, insieme a tantissime guide che ho in programma e che finalmente dopo qualche mese riesco a registrare. Infatti scusate se sono stata abbastanza assente con le guide di Genshin, ma l'importante è ritornare più carichi che mai.
Mi raccomando, lasciatemi un mi piace per supportare il video, supportare il canale, iscrivetevi e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle prossime uscite che vi avverto saranno tantissime. Seguitemi anche in live dove porto principalmente Genshin Impact, ma anche altri MMORPG, JRPG, tantissimi altri contenuti e date un occhio alla descrizione per tutti i link utili. Io per oggi vi saluto, grazie mille per essere stati qui con me, vi aspetto in live e al prossimo video, ciao!